Sciopero nazionale di 8 ore dei lavoratori delle aziende delle concessionarie autostradali. Nelle Marche un presidio alla Pavimental Spa di Loreto. Seguiamo Simonetta Ippoliti. La nuova legge sugli appalti prevede che la parte di lavori e servizi gestiti direttamente dalle aziende delle concessionarie autostradali venga per l'80% data in appalto e per il 20% gestita in casa, contro l'attuale 60% e 40%, provocando inevitabili ricadute occupazionali nel medio-breve termine. E nonostante gli impegni presi al Ministero delle Infrastrutture, denunciano CGIL e CISL e UIL di categoria, per affrontare il problema occupazionale sono già iniziati i licenziamenti nelle aziende controllate, cioè quelle imprese che effettuano lavori per conto delle società autostradali, 9 in tutta Italia, 2 nelle Marche. Una lenta smobilitazione delle aziende strutturate che i sindacati non intendono avallare e per questo hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero nazionale. Già oggi noi registriamo nella fase transitoria della norma che cambia la percentuale di lavorazione in house, stiamo registrando in questi mesi già dei licenziamenti da queste aziende. Quindi ecco, manifestiamo affinché vengano fermati i licenziamenti e si intervenga sul governo. I lavoratori interessati nelle Marche sono 50 e nel nostro paese sono 3.500, quindi bisogna capire che se ci fosse veramente un ridimensionamento come quello previsto dalla nuova legge venuta appunto in campo, il rischio potrebbe essere un 50% di occupazione. Noi vogliamo semplicemente ottenere che le manutenzioni in autostrada e la progettazione non vengano a interessare il 20% che la quota minima che il governo ha stabilito per i lavori in house. Questo significa ritornare ad essere come attualmente ad oggi, quindi con la piena occupazione.